Ciao e ben ritrovati da Tenore Informatico. Oggi sono qui nella mia Panda seconda serie 169 dell'anno 2004. E perché sono qui? Perché ho avuto alcune richieste da voi specialmente e mi hanno chiesto per sostituire il filtro dell'aria condizionata che si trova all'interno dell'abitacolo della Panda. Quindi oggi farò un tutorial che mostra come sostituire il filtro dell'aria condizionata della Panda serie 169. Io ho già acquistato il mio filtro, di regola va cambiato una volta all'anno oppure in base a quanti chilometri fate e ovviamente a quanto utilizzate l'aria condizionata, che potrebbe essere anche sui 15.000 chilometri la sostituzione, ma io di regola lo sostituisco una volta all'anno. Comunque, senza farvi attendere oltre, vediamo insieme in questo mio nuovo video come sostituire il filtro dell'aria condizionata della vostra Panda. Via con il tutorial! Bene, siamo qui all'interno dell'abitacolo della mia Panda e vediamo che il filtro è situato dietro questo pannello di plastica che poi va levato. Si dovrà svitare questa vite Torx, adesso non so la misura, io utilizzo un cacciavite a taglio a testa piatta per poterla togliere perché purtroppo non ho adesso un cacciavite Torx. Ma funziona anche con un cacciavite a testa piatta. Detto questo, procediamo subito e vediamo come sostituire il filtro. Allora, utilizzo questo cacciavite per la vite Torx e bisogna svitare questa vite che vedete. Si nota che una parte della plastica è collegata all'altra parte, vedete questo segno. Ovviamente per poter rimuovere questo pannello di plastica va smontata prima questa vite. Quindi svitiamo la vite. La mettiamo da una parte e una volta che avete tolto la vite, la cosa che bisogna fare è tirare verso di voi, quindi mettete le dita sotto questo pannello di plastica in questo modo, vedete? Tirate verso di voi. Così. In modo da sganciare piano piano il pannello. Ecco, con un po' di pazienza è venuto via facilmente. Bene, adesso stiamo vedendo la parte interna dove è situato il filtro e il filtro si trova qui dietro. Per poterlo togliere, dobbiamo svitare questo piccolo bullone a dado. E poi togliere la mascherina che lo tiene bloccato. Prendo queste pinze, utilizzate delle pinze, lo svitiamo. Se riuscite poi svitatelo a mano, ancora non riesco. Poi lo svito a mano e ho tolto la vite. Stavo dicendo che c'è questo coperchio che tiene fermo il filtro. Io lo vado a togliere, vedete? E finalmente si nota il filtro colorato di bianco. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfilare il filtro dal suo alloggio. Lo prendiamo, cerchiamo poi di sfilarlo e piano piano viene via. Ed eccolo qua, questo è il filtro dell'aria condizionata. Vedete che è in condizioni pietose ed è arrivato il momento di sostituirlo. Bene, procediamo adesso alla sostituzione del filtro dell'aria condizionata. Ci siamo, questo è il nuovo filtro e lo dobbiamo mettere al posto di quello
vecchio, quindi come se fosse una cartuccia andiamo piano piano a inserirlo nel suo alloggio. Lo spingete fino in fondo ed ecco a voi che il filtro è stato inserito correttamente nell'alloggio dell'aria condizionata. Non rimane adesso che procedere e rimettere il suo tappo. Posizioniamo il tappo in questo modo. Andiamo a riporre poi la sua vite e con le pinze stringiamo il bullone. Fatto. Bene, per completare il lavoro non rimane adesso che andare a riporre il pannello di plastica. Vi dico che smontarlo è semplice, ma rimontarlo è un problema. Poi ho capito come rimontare questo pannello e vi faccio vedere. Allora, qua, non so se lo vedete, è situato un bullone che esce, che va a incastrarsi qua. Qua, lo vedete? Sì. Poi voi prima posizionate questa parte facendo scorrere la parte dell'asola all'interno del bullone, così, e poi successivamente agganciate la parte in plastica in modo da chiudere insieme all'altra parte. Non è semplice da rimontare, ma piano piano ci riusciamo. Ecco, così. Ecco. E finalmente ci sono riuscito. Per completare e finire il nostro lavoro, si va a rimettere la vite Torx. E abbiamo fatto. Bene amici, finalmente sono riuscito a sostituire il filtro dell'aria condizionata della mia Panda seconda serie 169, e questo era il suo filtro vecchio. Guardate che condizioni è. Quindi dopo un anno, a seconda dei chilometri che fate, andate a sostituire il filtro dell'aria condizionata della vostra Panda. E il tutorial finisce qui, ma ci rivediamo al mio prossimo video. Mi raccomando, pollice in su per il video e iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti!